L'ipertrofia prostatica benigna è una condizione fisiologica dell'età, è l'ingrandimento della ghiandola prostatica nella porzione centrale, si sviluppa medialmente sul collo della vescica una porzione in più che si chiama adenoma prostatico. I pazienti diabetici di solito sono dei pazienti che hanno dei valori di glicosuria, quindi di zucchero nelle urine, molto elevato. Questo determina un aumento del rischio di infezioni e di infiammazioni. Si è visto che l'infezione e l'infiammazione prostatica possono accelerare il processo di ingrandimento della prostata e quindi determinare una ostruzione a livello menzionale, quindi con tutti i sintomi di disuria, getto ipovalido, urgenza, frequenza, molto più rapidi rispetto a un paziente che non è affetto da diabete mellito. Allo stesso modo, l'incontinenza urinaria è un qualcosa di frequente nel paziente diabetico perché la neuropatia diabetica determina un'alterazione a livello delle terminazioni nervose della vescica. Essendo la vescica un organo neurologico che avverte la sensazione di pienezza, quindi quando è piena di urina e di svuotamento, la neuropatia determina un'alterazione di questa sensibilità che può, associata all'ipertrofia prostatica benigna, determinare dei problemi di o mancato svuotamento vescicale perché il paziente non avverte la presenza dell'urina, o il paziente potrebbe addirittura non avvertire la presenza dell'urina e avere quella che si chiama incontinenza paradossa, cioè avere una vescica talmente piena da non riuscire a trattenere lo stimolo e quindi perdere l'urina in qualsiasi momento della giornata.